Dunque, mi chiamo Sergio Massicano, non faccio il medico, faccio lo psicologo psicoterapeuta, e però io da 35 passa anni lavoro negli ospedali. Per una dozzina d'anni, 12-13 anni, ho lavorato in psichiatria, poi per caso mi chiamarono in oncologia di guardia e poi adesso ho proseguito da 22 anni. Sono all'oncologia del San Carlo. Tutto questo tempo vi ho dato questo breve cenno di curriculum perché chi ha un po' di dimestichezza con questi temi si renderà conto che alcuni temi che io ho portato nell'ospedale generale o in oncologia li prelevo fondamentalmente da concetti di matrice brasiliana. Cioè l'ospedale come luogo di cura che però ha la necessità di inglobare, non escludere la società. Per poter comprendere un pochettino le attività che vanno sotto il nome di umanizzazione dell'ospedale o del territorio, della cura, bisogna pensare a tutta una serie di concetti che attualmente sono abbastanza lasciati fuori dalla cura svelta fatta alle 7:30 del mattino come richiesta, dove io ho degli amici medici di base che qualche volta mi dicono avrei un paziente molto buono da mandarti in psicoterapia, però non te lo posso mandare perché mi ha detto, senta dottore, non cominciamo con quelle cose lunghe della psicoterapia, mi dia un paio di pillole e facciamola finita, senza rendersi conto che gli psicofarmaci sono degli antisintomatici, eliminano parzialmente, temporaneamente il sintomo, non è che curano le cause. Però la gente ha fretta. Avendo fretta, fa questo tipo di scelta. E si sofferma poco a ragionare su quello che è la cura. Lui ha detto delle parole chiave, cura e prendersi cura, sono due termini molto importanti in antitesi. Lui ha parlato di tutta una serie di rapporti basati sulla relazione. In qualche modo uno potrebbe anche chiedere, se fosse centrato sulla medicina cosiddetta scientifica, io userò questo termine di medicina scientifica un po' provocatoriamente, se lui fa il medico o fa un altro mestiere, perché parla di relazione, parla di varie cose, e alla fine uno dice, e la malattia, la cura, dove sta? La medicina scientifica onnipotente dove sta? Per tornare all'intervento della prima sera di Ferrara, Ferrara diceva che, anche se è tutto da discutere se certe parole che lui ha menzionato etimologicamente si possono far funzionare in quel modo, ma comunque lui diceva che un singolo elemento può essere compreso se vediamo tutti gli elementi che stanno attorno. Se non vediamo gli elementi che stanno attorno, abbiamo una parzializzazione che ci fa perdere di vista l'insieme. Ora, la cura ha senso se noi la vediamo, la cura delle malattie, con tutti gli elementi che stanno attorno. La cura in sé non significa assolutamente niente. L'evento cura è fatta di uomini, pazienti, parenti, operatori sanitari, più un ospedale o un luogo della cura, abitazione per la diagnosi e la cura delle malattie, e che cosa hanno in comune tutti questi elementi? C'è una folla, la folla dei viventi, dei cittadini, che si reca in ospedale. Qua certe distorsioni sono dovute ai diversi computer che hanno fatto e che leggono questa presentazione. Al centro dell'ospedale Ci dovrebbe essere. ci dovrebbe essere il malato. E
Questo però è un'angolazione estremamente importante. Cioè, le battaglie che facciamo da tanti anni è proprio per mantenere questo malato al centro della cura. Cioè, parafrasando un signore, voi sapete chi è, Roma non è mai esistita, sono esistiti i romani. E la stessa cosa è, l'ospedale non è mai esistito, sono esistiti i malati, o esistono i malati. Allora, se per un evento eccezionale dovessero sparire i malati di qualsiasi tipo, io e lui rimarremmo disoccupati. Cioè non è una professione che è fine a se stessa, è funzionale all'esistenza dei malati. Ora però, in questo ospedale ci sono i sanitari, i medici, infermieri, ausiliari, ci sono adesso altri operatori, gli educatori professionali, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli architetti, gli amministrativi. E ci sono altre persone, sanitari, personale sanitario non medico, il malato al centro e gli utenti, i parenti e gli amici che accompagnano, vanno in visita ai malati. E mentre i sanitari fanno parte di quello che comunemente è chiamata medicina scientifica, tutto il resto fa parte di ciò che viene chiamata medicina antropologica. Ciò che si prende cura è la medicina antropologica. Tuttavia, tutto questo viene coperto da un elemento che non viene mai menzionato, ma che è estremamente presente in un ospedale sul territorio, senza la cui espressione, senza la cui riflessione, noi non capiamo tutta una serie di meccanismi che affliggono la cura. Ed è il fantasma di morte. È il fantasma di morte che è presente e circola negli ospedali. Ancora oggi, dopo tanti anni che io lavoro in ospedale, se qualcuno mi dice, senti, domani ci vediamo al telefono, e io dico no, perché sono in ospedale, o poverino, cos'hai? Su, immediatamente, ospedale è sinonimo, o vado dal medico perché stai male. Cioè, il fatto che ci possa essere quell'incidente che si chiama comunemente malattia è vissuto immediatamente come un pericolo pesante e terribile. Allora dobbiamo tenere presente tutte le conseguenze. Quando uno è afflitto da qualche cosa che individua come sintomo, come segno possibile di una malattia, immediatamente va a una preoccupazione estremamente pesante, come se questo diventasse in qualche modo l'anticamera di un evento rischioso, pericoloso, mortale, eccetera, eccetera. Su questa base noi dobbiamo riflettere, perché, citando Michel Foucault, l'uomo non muore perché si ammala, ma si ammala perché è mortale. Allora, riflettere su questo breve cenno di Michel Foucault è estremamente importante, perché la malattia, pensata come connessa alla morte, fa sì che la malattia venga vissuta in prelutto con tutti i sentimenti negativi del lutto, e questo fa sì che si vada al medico poi aspettandosi la guarigione magica in qualsiasi caso. Qualcuno poi incomincia a delirare, dice che si campa fino a 120 anni e poi anche di più, eccetera, eccetera, no? Se invece noi pensiamo che l'essere umano è mortale e quindi la malattia avviene perché l'essere umano è mortale, significa che la malattia è parte della vita. È un evento della vita, non è un evento della morte la malattia. Se è un evento della vita, vuol dire che tutto ciò che noi utilizziamo dalla mattina alla sera nella società, le attività relative al lavorare, all'amare, al distrarsi, eccetera, eccetera, vengono in parte interrotte dalla malattia. Lui lo diceva, le malattie molte volte dissestano la vita di un individuo. Dall'altra parte, i luoghi della cura sono spesso dei luoghi dove tutta la parte vitale dell'essere umano viene completamente negata.
io lavoro da più di 20 anni in un ospedale che un certo architetto Braga si è ha progettato negli anni 50 secondo i principi di allora, ed è linoleum, cemento, alluminio e vetro. Chi vorrebbe mai abitare in una casa del genere? Mai nessuno, eppure è fatto così quell'ospedale. Perché? Perché è facilmente igienizzabile, perché l'idea che debba essere igienizzato al minimo dei costi, eccetera, eccetera, fa sì che si usino questi tipi di materiali. Allora, giusto, l'igiene ha fatto debellare l'igiene tutta una serie di malattie, questo è verissimo. Però che tutto questo debba andare a discapito della vita quotidiana, lui parlava anche di una relazione con il paziente che mette in gioco anche lo stile di vita del paziente. E se lo stile di vita lo neghiamo proprio nel momento della cura, cioè nel momento in cui il paziente è più fragile, il malato è più fragile, andiamo controcorrente rispetto alla cura. Quindi quello che abbiamo fatto in una prima fase dell'umanizzazione, quando l'ospedale era molto al centro ancora negli anni 90 e in parte del primo decennio del 2000, noi ci siamo occupati molto di rendere vivibile, tenendo presente un'ottica che non vale soltanto per l'oncologia dove io lavoro, ma dovrebbe funzionare per tutte le malattie che sono considerate croniche o semicroniche. Noi possiamo pensare al tumore come una malattia cronica, nel senso che tra malattia, decorso, cura, dopo la guarigione, i controlli, eccetera, eccetera, uno rimane sempre legato in qualche modo al ritorno in ospedale e alla cura specialistica. Così avevamo pensato a quattro grosse funzioni. La prima era la funzione della vita quotidiana, l'alimentazione. Voi sapete che uno dei drammi dell'ospedale è che si cena alle 5:30 del mattino e si fa colazione alle 5, scusate, di sera, e si fa colazione alle 6 del mattino, 6:30 del mattino. Perché? Perché è legato ai turni, né più né meno, i turni delle cucine, i turni del personale. È stato abbastanza semplice, vi faccio solo questo esempio, poi gli altri non vi di dettaglio, se no stiamo qua fino a mezzanotte. È stato semplice spostare ad esempio la colazione dall'ultima cosa che faceva il turno di notte alla prima cosa che avrebbe fatto il turno del mattino. E quindi la gente fa colazione a partire dalle 8:30, il giro dei medici incomincia alle 9:30. Il pranzo va bene. La cena, abbiamo adottato dei carrelli termici che sono francesi per problemi analoghi vissuti in Francia, e la gente cena alle 7:15 di sera, alle 7:15 di sera, e non più alle 5:30. Questo per l'abitudine che noi abbiamo a fare le cose sempre negli stessi tempi, permette per esempio di vivere in modo più sintonico con lo stare a casa. E d'altronde evita quel grave problema che esiste negli ospedali per i degenti, che quando entrano nell'ospedale invertono il ciclo veglia-sonno. Perché se uno cena alle 5:30 e alle 6 ha finito, alle 7 al massimo gli spengono la luce, alla 1 ulula la luna. E se è in un'oncologia o in un reparto pesantino, non è che pensa alla Vispa Teresa, pensa ai guai suoi. E quindi si angoscia sempre di più, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cercato di riequilibrare i vari ritmi, importando elementi della cultura che servono molto per sostenersi durante la vita quotidiana. Quando sono arrivato all'inizio degli anni 90, per esempio, non esisteva un televisore, non esisteva un libro, cioè la gente poteva appoggiarsi a questo. La possibilità di fare del gioco nel senso proprio del ludos, uno strumento di evasione e di illusione che permette di passare meglio il tempo. E poi, come vi dicevo, cercare di centrare il ritmo veglia-sonno
non solo su quelle che sono le abitudini della società, ma anche su quelli che sono i ritmi circadiani. Cioè non è che noi dormiamo alla sera fino alla mattina perché ci siamo messi in mente di fare così, lo sanno bene quelli che fanno i turni di notte continuativamente, quanto il turno di notte gli sbagli la vita. Perché noi abbiamo una serie anche di ormoni, non so, mettiamo la melatonina per esempio, che produce, che è il picco massimo alle 3 di notte. Quindi se uno sballa rispetto al ciclo della melatonina, e sapete che la melatonina è una sostanza che si può prendere anche per facilitare il sonno, se uno sballa il ciclo della melatonina si desincronizza e può avere tutta una serie di problemi abbastanza pesanti. Allora, se noi facciamo un ospedale che aiuta la gente a desincronizzarsi, non lo aiutiamo di certo a migliorare la cura. E poi abbiamo fatto una serie di altre operazioni che adesso non vi dettaglierò uno per uno, ma l'ospedale è un luogo, l'ospedale intendo degenza, centrato sulla vita notturna. L'ospedale è organizzato come una camera da letto. Sapete che in camera da letto si fanno due cose, o si dorme o si fa l'amore. In ospedale non si può fare la seconda cosa, e quindi uno quando è a letto e sta a buona parte e ha solo spazi nella propria camera da letto, sonnecchia tutto il tempo e poi sta sveglio di notte di nuovo. I materiali abbiamo curato, i colori delle terre, ci siamo fatti aiutare dall'architetto Mario Tedeschi che gratuitamente ci ha fornito la sua opera, e gli arredi. Abbiamo pensato poi alla formazione, ecco quello che diceva lui, ad esempio la relazione, è una cosa estremamente importante, ma nel XX secolo noi abbiamo capito, grazie a una serie di personaggi che ci hanno aiutato a capire di più il linguaggio, la comunicazione, la psiche, la relazione psicologica, eccetera, eccetera, che la relazione non è quella che ci viene spontaneamente da mettere in atto. Quella è una relazione spontanea che può andare bene, ma noi abbiamo bisogno che in ospedale circoli da parte degli operatori una relazione professionale. Io non posso dire tutto ciò che passa per la mente ai pazienti. Devo dire quello che, ascoltando, come diceva lui, praticando un ascolto empatico e comprendendo tutta una serie di cose da parte dell'operatore nei confronti del paziente, io posso restituirgli una serie di cose che rientrano nella sua cultura, nel suo sistema mentale. Se non faccio questa operazione comunicativa, veramente non, la relazione diventa una relazione poco significativa, oltretutto aggravata ultimamente da tutta la medicina legale, per cui ad esempio, quando mi permetto di dirlo da non medico, il consenso informato è una cosa che serve soltanto per non andare in galera, non pagare i danni, ma perché mai io devo essere informato? Cioè o mi fido o non mi fido del medico. Se a un certo punto il medico mi dice che devo fare una cosa, cosa volete che in mezz'ora io faccia un corso di medicina di 6 anni? Come faccio a capire le cose che mi dice? Anche se uno bravo che usa le parole semplici, come faccio a capire i concetti? Lasciamo perdere l'ansia che mi pervade perché sono malato e già quello mi ottunde, non mi fa capire tanto le cose. Ma per di più ci sono tutta una serie di concetti che io non posso capire, perché non è farina del mio sacco, non è ciò in cui io sono esperto. Quindi la comunicazione, esiste un modo per apprendere la comunicazione, qua teniamo presente che relazione e comunicazione sono a volte presenti in modo opzionale nei corsi di medicina, qua c'è un grosso problema con l'università, con la formazione universitaria. Operatori che hanno, questo mica solo per i medici, vale anche per gli psicologi, non credete che gli psicologi sanno chi è Ferdinand de Saussure. La maggior parte degli psicologi non lo sa mica chi è quello che si è inventato all'inizio del Novecento la linguistica moderna, e tutti quanti, quando parliamo di significato, significante, eccetera, eccetera, parliamo di Ferdinand de Saussure, è lui che ci ha insegnato a distinguere queste cose. L'identità al ruolo, quello che vi dicevo prima, io non posso dire quello che mi passa per la mente.
la mia identità è un'identità personale, il mio ruolo suppone che io dica determinate cose. Questo significa un pochettino lo scarto che esiste tra attore e protagonista. Uno è un attore che ha una certa personalità, se anche ha fatto 13 al Totocalcio e va sul palcoscenico e recita l'Amleto, non si mette a ridere dicendo essere o non essere, questo è il problema. Entra in una empatia con il pubblico che si aspetta determinate cose, e questa distinzione identità-ruolo spesso è molto difficile da acquisire. E poi la possibilità di lavorare in gruppo, questo è un altro problema molto forte della professione medica, perché la professione medica è una professione dove gente di 18 anni esce dalla scuola media superiore e si imbarca per 10 anni almeno in uno studio che mette il medico in relazione con il paziente. E c'è una diade, medico-paziente. Sì, ci sono i gruppi, ma i gruppi, l'urgenza del paziente è sempre più importante di tutti il resto. Adesso gli ospedali funzionano in sinergia e devono funzionare in sinergia, come vedremo più avanti, con altri enti esterni, quindi un lavoro di gruppo. E questo incide sull'organizzazione del lavoro, sull'accoglienza, sul funzionamento dell'ambulatorio. L'ambulatorio, voi lo sapete benissimo, quando io lo dico nei corsi ai giovani allievi, questi hanno neanche idea di che cosa sto parlando, e cioè 30 anni fa gli ospedali servivano solo per la degenza, lo sapete bene. È da 30 anni a questa parte, da 40 anni a questa parte, che ci sono gli ambulatori nelle sedi ospedaliere, che ha rivoluzionato tutto l'assetto degli ospedali, tra parentesi. Quindi questo significa che la commissione ambulatorio-degenza crea degli ambiti estremamente diversi di incidenza dei pazienti e dell'organizzazione del lavoro. E questo diventa abbastanza importante tenerlo presente. E quindi, ultimo, la gestione del tempo. La gestione del tempo nella degenza, le attività cliniche in genere vanno avanti dalle 7, 8 del mattino fino alla 1, alle 2, perché la mattina dopo non c'è più niente, dal venerdì al mezzogiorno alla 1, al lunedì mattina non succede praticamente quasi niente. E in ambulatorio la stessa cosa, uno può andare in ambulatorio per la visita e aspettare 3-4 ore, oppure in pronto soccorso, e questo crea degli allarmi con gente che si incavola, comincia la mala sanità, eccetera, eccetera. Discutevo con lui prima, lo sa benissimo, siamo d'accordo, nessuno sa che il pronto soccorso è un'entità semi-virtuale, cioè non è che il pronto soccorso non esiste, ci sono dei medici che fanno il lavoro di pronto soccorso, ma la maggior parte degli specialisti viene dai reparti. Se uno ha bisogno di un chirurgo, il chirurgo in sala operatoria deve aspettare 3 ore, mica quello può piantare l'operato con la pancia aperta e andare in pronto soccorso. Ci sono delle chirurgie d'urgenza, sì, delle medicine d'urgenza, ma i reparti specialistici, per esempio, se c'è bisogno di una visita specialistica, salvo per gli infarti o cose del genere, uno aspetta un certo periodo di tempo. Allora, l'umanizzazione dell'ospedale, così come lo vedevamo quando, fino a metà del decennio passato, fino a metà del 2005-2008, usavamo l'umanizzazione per trasformare l'angoscia di morte in speranza per il futuro. Cioè, quelle cose che noi usiamo dalla mattina alla sera per non pensare che siamo mortali, lavoriamo, amiamo, giochiamo, abbiamo relazioni con le altre persone, facciamo politica, facciamo cultura, eccetera, eccetera, le abbiamo portate in ospedale. Attorno al 2008, quando noi siamo intervenuti, in oncologia si è verificato un fatto molto particolare. Abbiamo incominciato a verificare che i ricoveri dei malati terminali aumentavano notevolmente rispetto ai malati che non erano terminali.
gli accessi dei malati oncologici via pronto soccorso aumentavano. Gli accessi dei malati oncologici in ambulatorio visite senza prenotazione aumentavano. Le telefonate agli oncologi da malati e caregivers per questioni non oncologiche aumentavano. Mio marito ha mal di stomaco, e questo magari ha avuto un linfoma, quindi dice, ma ha contattato il suo medico in medicina generale, dice, ma io mi fido, perché ovviamente quando un malato di tumore, anche guarito, incomincia ad avere dei doloretti qua e là, incomincia a pensare subito che è una ripresa di malattia, e questa cosa lo spinge verso l'oncologo. Ora, con i tagli alla sanità che sono stati fatti in tutti questi anni, l'oncologo, il medico di base, sono saturati. Allora bisogna ben dialogare per poter ricevere tutta questa domanda, questa richiesta da parte dei cittadini e veicolarla nel modo più efficace possibile, altrimenti la gente diventa anche matta, perché incomincia ad andare in ASL, poi va dal medico di base, poi va dallo specialista, e poi va il cambio ospedale, e va di qua, di là, e incominciano questi piccoli viaggi della speranza che sono assolutamente inefficaci e che, tra parentesi, appesantiscono anche molto il lavoro del sistema sanitario. Noi cominciamo a cercare di capire perché sono esistite tutte questi aumenti di accessi impropri, li chiamiamo. E siamo andati a guardare un po' di dati. Dunque, per esempio, in oncologia, io vi parlerò particolarmente dell'oncologia, vedremo che molti di questi ragionamenti si possono fare anche per altre malattie croniche di tipo neurologico o di altro genere. L'attuale sistema sanitario è basato sulla legge 883, che è stata promulgata nel 1978. Quindi vuol dire che fotografo, che sia fatta bene o sia fatta male, non ha importanza, fotografa la situazione che c'era negli anni 60 e inizio anni 70. La prima oncologia medica in Italia è stata aperta da Bonadonna all'Istituto Tumori di Milano nel 1976. Quindi l'oncologia medica non esisteva ancora quando è stato pensato il sistema sanitario nazionale. Infatti i malati di tumore finivano in chirurgia, poi in medicina generale o da altre parti, ma non esisteva un'oncologia medica. In più c'è stato nel 1992 quella sciagurata legge 92, quella che ha portato le USSL a trasformarsi in ASL, con due, dal mio punto di vista, due grossi danni. Uno, l'aziendalizzazione della cura della salute. La cura della salute, proprio perché è frutto di uno dei primi articoli della Costituzione, non può essere sottoposto ad un'aziendalizzazione, non può essere sottoposto, come tutti i sistemi pubblici, ha bisogno di essere ridondante. I trasporti, non potete avere i trasporti sempre, i tram sempre pieni. Se aveste i tram sempre pieni, avreste un tram ogni due ore. Ci sono momenti in cui gli autobus, i tram, i treni della metropolitana sono un po' più vuoti. Tutti i servizi pubblici devono essere un po' ridondanti per essere efficaci. Non si può andare col tempo e metodi a misurare, cosa che non vi sto raccontando una barzelletta, 10 anni fa è stato fatto dalla medicina portata avanti all'ospedale San Raffaele. Un'azienda di Londra di Tempi e Metodi è andata a misurare quanto tempo ci voleva a operare un appendicite, dopodiché hanno dato ai chirurghi questi tempi. Un po' hanno fatto casino, ma poi hanno chinato la testa. Cioè, questa è la follia dell'aziendalizzazione. Quello che diceva lui prima, i DRG, cioè i compensi che vengono dati per ogni prestazione, trasforma completamente, per certi casi sono state anche delle cose violente, cioè ancora oggi ci sono l'Humanitas, lo IEO
che certe prestazioni non le danno perché non sono remunerative. Io partecipavo a una discussione, perché interessava anche il nostro gruppo per altri versi, di uno che ha una malattia rara, un scioglimento dei globuli rossi. C'è stata una battaglia per prendere questo farmaco per questa malattia rara, perché una cura costa 300.000 euro. Allora capite, i problemi poi sono un pochettino questi che si affrontano. Nello stesso periodo, circa questi 40 anni, tra il 70 e oggi, le guarigioni, la sopravvivenza, per guarigione si intende in gergo oncologico la sopravvivenza senza ripresa di malattia per almeno 5 anni, dopo la prima cura. È aumentata dal 33% del 1970 al 55% del 2011. Questo significa che ci sono più anziani. Attenzione, uniamo questo primo dato sulle guarigioni alla speranza di vita. Dal 70 al 2011 la speranza di vita è aumentata da 71 anni a 82. Questo significa che ci sono più anziani. Ma, tra parentesi, la malattia tumorale è una malattia che colpisce per 2/3 le persone al di sopra dei 65 anni. Una malattia di sistema, né più né meno. Questo significa che una grossa parte della popolazione oncologica è una popolazione anziana. Allora siamo andati a guardare un pochettino i dati relativi alla cura riguardante la popolazione e il suo entourage. E abbiamo visto che, per esempio, molto spesso si sente dire che la cura deve essere portata avanti dalla famiglia. Questa è una grande palla. Non è mai stata la famiglia che ha curato i malati e i vecchi. Sono state le donne che hanno curato i malati e i vecchi nella famiglia. Allora, nel momento in cui dal 1971 al 2011, per esempio a Milano, l'occupazione femminile aumenta dal 42% al 63%, vuol dire che ci sono meno donne disponibili come tempo proprio a prendersi cura dei vecchi e dei malati. Il divorzio ha aumentato la frammentazione abitativa. Dal 74, quando è stato promulgato in poi, i divorzi sono aumentati. Nell'81 era il 60 per 1000, nel 2003 il 200 per 1000, triplicati. E inoltre le famiglie sono aumentate dall'81 al 2012, per 30 anni, i single dal 27% al 53% e i double, cioè le coppie, sono rimaste attorno al 25%, dal 27 al 23%. Questo significa che a Milano l'80% della popolazione è single o di coppie, molto spesso single anziani o coppie anziane. Questo pone che vivono da sole, i figli vivono da qualche altra parte se ci sono figli. Allora questo crea un problema. All'inizio degli anni 70 i single erano poco più di alcune decine di migliaia di individui. Al censimento del 2011 i single si sono rivelati essere 400.000 su una popolazione che è rimasta pressoché la stessa, 1.350.000 abitanti. Questo significa che 400.000 single significa che quando si ammalano chi si prende cura di loro? A questi dati io vi faccio rimbalzare un altro dato. Ecco perché tutto questo è incominciato anche molto fortemente nel 2008, almeno alla nostra sensibilità, probabilmente è incominciato qualche anno prima, perché la cura dei tumori per editto, per regole, per imposizione della regione è stata spostata sul territorio, grazie a nuovi farmaci che lo permettevano. Io tra parentesi non è che sia un fanatico del ricovero ospedaliero. Ricordo ospedaliere è anche debilitante, umiliante, spaesante, eccetera, eccetera. Quindi va anche bene che uno stia a casa propria. Il problema è come fa poi a districarsi in tutti i giri che deve fare per farsi curare. E assistito da chi? È vero che la riduzione dei ricoveri ospedalieri, un ricovero ospedaliero, voi sapete che costa più di 500 euro al giorno. Sono una paccata di soldi. Perché sono enti specialistici,
sapete che un reparto ospedaliero funziona mediamente con 15 infermieri, se ha 3 infermieri a turno, perché sono 5 turni necessari per far funzionare un reparto. Quindi sono 15 stipendi, quindi i costi sono elevatissimi. Se pensate a questo, il risparmio, cioè lo spostamento riducendo i ricoveri non necessari sul territorio, sono stati fatti a costo zero, perché contemporaneamente, lui lo diceva, le ASL non hanno più servizi. L'ultimo taglio della spesa pubblica di 10 mesi fa ha fatto sì che le ASL dovessero tagliare anche i fisioterapisti per gli anziani. Allora capite, tutto questo espone una fetta importante della popolazione a una cura che non può avvenire, perché sul territorio non può avvenire, perché non ci sono gli operatori e non ci sono i collegamenti. Allora, vista questa situazione, noi abbiamo varato un progetto per malati oncologici over 65 nella zona 6 e 7 di Milano. La zona 7 di Milano è dove c'è il San Carlo, e abbiamo dovuto aggregarci alla zona 6 perché l'ASL distretto 5 copre la zona 6 e 7 e i medici di medicina generale, i medici di base, hanno indifferentemente pazienti sia dalla zona 6 che dalla zona 7. Quindi ci siamo dovuti aggregare a San Paolo, eccetera, eccetera, e fare un lavoro assieme. Qualche altro dato, questo per dirvi quanto è dinamica la cura, come noi non possiamo pensare alla cura, e arriverò alla fine a quello che diceva lui concludendo. Se non si mettono i cittadini a partecipare a questa situazione della cura e pensano semplicemente che si possa vivere di atterralluce e vino tutta la vita, e quando poi uno ha un sintomo va dal medico che, come il mago Zurlì, gli fa passare il sintomo alla malattia, questo significa andare incontro alla catastrofe, specialmente in tempi duri come questi dal punto di vista economico. Bisogna che i cittadini partecipino alla cura della propria salute, se possibile anche migliorando il proprio sistema di vita, che non ha spesso a che fare con lo stato economico delle persone. La qualità della vita uno se la costruisce anche incominciando a pensare che non può pensare che sempre va all'ultimo momento a farsi vedere, regge un dolore alla pancia per 3 settimane. Io ho parlato con uno del comune di Milano, poi stiamo organizzando una cosa assieme, e mi dice: ma io è settimane che ho mal di pancia, sono andato anche a fare una gastroscopia, una colonoscopia, però poi non sono andato dal mio medico di base. Dico: che cosa vuole? Ma non so, non c'è qualcosa, non potete aiutarmi? Ho detto: se volete le fisso un appuntamento con qualcuno qui dentro in ospedale, ma non ho tempo per venire. E io che cosa ci posso fare? Cioè, bisogna anche che a un certo punto decidiamo se ci vogliamo bene o se ci odiamo profondamente. Se uno odia se stesso e il proprio corpo così tanto, lasciamolo andare a catafascio, e se no accetti anche i ritmi. Hanno 1500 pazienti l'uno, a Milano ci sono 1200 medici di base che hanno in carico circa 1500 pazienti l'uno. Non si può pensare, e questo non è mala sanità, questo ve lo posso assicurare, non è mala sanità, perché il 40% della popolazione americana, il paese più ricco del mondo, se sta male, crepa, non ha diritto a niente, perché va al pronto soccorso e gli dicono credit card, green card. Se questo non ha la green card e la credit card, è fregato. Noi ricoveriamo tutti. Ecco, allora, da questo punto di vista, pensare che il nostro sistema fatto di mala sanità o di medici che non lavorano, cose del genere, questo è veramente un delirio. Io ho una profonda stima per i medici e per gli infermieri, prima di tutto perché è l'unico mestiere al mondo che io conosca dove il rapporto vita-morte non è metaforizzato. Io posso occuparmi di uno psicotico, di un nevrotico, di uno che sviene, di uno che dà i numeri, eccetera, eccetera, ma io ho tutto il tempo che voglio. Quando un medico si trova uno davanti privo di sensi
devi incominciare a capire con uno che non parla, privo di sensi, che cavolo ha. E il sintomo è un segno che può avere 20 significati diversi. Quando lui diceva che la medicina, citando Giorgio, che la medicina non è una scienza esatta, è una scienza empirica, o meglio un'arte, e questo bisogna avere fiducia nei medici che quest'arte la conoscono bene, ma non pensare che siano, abbiano un potere miracolante. E allora bisogna partecipare, non si può pensare al proprio corpo una volta ogni tanto, quando sta male. E questo non lo dico a voi, lo dico in generale alla popolazione. Dunque, in zona 6 e 7, gli abitanti sono 320.000 circa e superiori a 65 anni 80.000 circa, cioè il 25%. La prevalenza, per prevalenza si intende persone che hanno avuto precedentemente, che sono vive e hanno avuto precedentemente una diagnosi di tumore. Le prevalenze sono 16.000 nella nostra zona, di cui 11.500, circa tre quarti, sono superiori ai 65 anni. Questo significa che la massa di popolazione anziana, che vive spesso in condizioni disagiate, è una parte estremamente importante. E quindi una delle cose che possiamo fare per evitare degli accessi impropri agli ospedali, in modo che gli ospedali vengano usati meglio e più proficuamente, e poter creare qualcosa che dia a queste persone ciò che serve a loro, un'assistenza che è stata stroncata da quella sciagurata legge che vi dicevo prima, 92 del 1992, quando si è passato da USSL a ASL, il che significa aver fatto cadere una S. USSL è l'unità sociosanitaria locale, ASL è azienda sanitaria locale, è saltato il socio. Questo è ciò che noi stiamo pagando oggi a 20 anni di distanza, è saltato tutto l'assistenza sociale. Qua sono cose che mi interessano marginalmente, indico soltanto per le difficoltà emerse, abbiamo fatto una riunione con tutti i medici di base che ci stavano e anche con gli assistenti sociali territoriali a novembre dell'anno scorso, e sono venute fuori una serie di difficoltà. Per esempio, questa situazione tra i medici che si curano dell'oncologia, ma anche che si curano di altre patologie degli anziani, che si curano di patologie neurologiche, che si curano di patologie anche spesso dei bambini, creano una categoria che adesso va di moda chiamare malati fragili. I malati fragili sono persone che sono malate, per di più non ce la fanno fisicamente molto bene, per di più sono in situazioni economiche disagiate e con difficoltà di appoggio, perché ad esempio vivono da sole, oppure tenete presente un'altra situazione pesante: c'è gente che ha i figli, ma i figli vengono da noi e dicono per cortesia aiutateci, perché io una chemioterapia a mio padre o a mia madre posso portare qui per una settimana, ma se io tutte le settimane per 2 o 3 giorni prendo i permessi di 2 o 3 ore mi cacciano dal posto di lavoro, mi licenziano. Le terapie si fanno a cicli successivi. Allora questo sta diventando un problema sociale spaventoso, però non lo possiamo risolvere uno per uno, bisogna mettersi assieme a fare queste cose. Dicevo che i malati fragili sono pediatrici, oncologici, neurologici, nefrologici, e probabilmente ci sono anche altre categorie che possono entrare. Le difficoltà dello sviluppo della continuità della cura, come vi ho accennato prima, in parte la formazione universitaria, che
per tutta una serie di legami tra l'università, l'industria farmaceutica, l'industria degli elettromedicali, per gli interessi che si convogliono da quella parte, per esempio, non esiste un esame di discipline umanistiche obbligatorio in 10 anni tra corso di laurea e corso di specializzazione. Io ho dovuto avere 6 mesi fa con il mio direttore di dipartimento una discussione molto animata, perché lui diceva: ah, ma noi abbiamo i progetti di medicina scientifica, i progetti di umanizzazione sono importanti, ma la medicina scientifica è importante. E io gli ho detto: ma scusi, ma perché lei continua a usare medicina scientifica a proposito di medicina? Ma la psicologia, la sociologia, l'antropologia, la linguistica, scienza delle comunicazioni, le scienze dell'apprendimento, eccetera, che cosa sono, voglio dire? Non è scienza anche quella? Allora, scienza è soltanto considerare il corpo un ammasso di atomi e molecole. Ecco, allora bisogna anche, con tutto il rispetto, però tenere presente che esiste una dimensione che non può essere negata, che è quella dell'esistenza umana e della realtà umana per quello che è, che in certi casi è persino eccessivo ed esagerato. Alla medicina si dà il potere di una religione e il medico diventa, ahimè, povero disgraziato, io non sono felice per loro, diventa il Dio in terra. Cioè, torniamo all'oracolo dell'Esclapeion di Kos, del primo ospedale del V secolo avanti Cristo, dove Ippocrate aveva fondato il primo ospedale. Era però attaccato al luogo dove c'era l'oracolo, dai quali andavano i malati a farsi prevedere il futuro, a sapere se sarebbero guariti o no. È lì che Ippocrate incomincia a lavorare con la sua scuola. La Lourdes del Tempo, La Lourdes del Tempo. Una forma del genere, sì, sì. Ma certo, ma sicuramente si va alla ricerca di una speranza, e questa speranza va data. L'unica cosa è non esagerare lungo un certo percorso, perché altrimenti si prende un lucere per lanterna. E così detto, io vi do l'ultima informazione. Quello che noi stiamo cercando di fare è di mettere attorno a un tavolo, lo chiamiamo Goi, che non è il termine ebraico che significa gentile, ma è gruppo operativo interattivo, dove mettiamo attorno a questo tavolo i medici di medicina generale, i medici ospedalieri, quelli dell'assistenza domiciliare, quelli della ASL, i servizi sociali, il volontariato, le politiche sociali della zona, del comune, della regione, e soprattutto adesso stiamo introducendo anche i malati e i caregivers. Cioè, è tra tutte queste persone che bisogna che venga fuori un sistema che ci protegga e che usi delle conoscenze scientifiche, sicuramente scientifiche in senso medico, sicuramente molto avanzate, e anche umanistiche in senso molto avanzato. Però se non ci mettiamo tutti assieme, veramente rischia di diventare talmente caotico il tutto. Si è avuta l'illusione, vi do l'ultima indicazione, che per esempio le informazioni, lui diceva, noi abbiamo delle difficoltà ad avere le informazioni. Io parlo con la ASL e dice: ma noi gli mandiamo tutte le informazioni. E io dico: ma non potete mandarli con le mail? E lo dicono: perché? Dico: perché mi dicono che ne ricevono 80 al giorno. Come fa uno, dopo che ha lavorato 10 ore, a leggersi tutte quelle mail? Perché mica gli arrivano solo dalla ASL, dalle case farmaceutiche, di qua, di là, eccetera, eccetera. Dico, come fa uno a avere tutto quel tempo? Allora, certe informazioni importanti bisogna trovare altri canali di comunicazione, ma anche di aggregazione. Perché se il medico diventa una specie di
operaio alla catena di montaggio, chi ci va di mezzo è la nostra salute poi alla fine. Quindi su questa cosa bisogna non farla succedere. Grazie.